Sì, Presidente, qui appunto prima parlavamo del passato, adesso parliamo del futuro, ovvero è importante lavorare da subito ad un nuovo piano urbano parcheggi. Un piano urbano parcheggi chiaramente che sia coerente con il PGTU, con il PUMS che stiamo realizzando, con le linee programmatiche di questa amministrazione e con la visione di questa città, ovvero favorire il più possibile lo scambio tra il mezzo privato e il mezzo pubblico, quindi sfruttare l'opportunità di realizzare dei parcheggi soprattutto in concomitanza dei nodi di scambio, così da consentire ai cittadini di lasciare l'automobile e prendere il mezzo pubblico, realizzarli anche magari, mi viene in mente, lungo i principali assi viari che oggi molto spesso anche contro il codice della strada vedono gli spartitraffico centrali delle nostre vie, penso alla Tuscolana, penso anche ad altre strade nella mia zona, che praticamente strade di grande viabilità dove al centro ci sono le macchine, in superficie che è anche un qualcosa di pericoloso e vietato dal codice della strada. Quindi penso magari a questi luoghi un po' più limitrofi alla zona centrale della nostra città dove è opportuno creare delle alternative alla sosta su strada che ormai non esiste più praticamente in nessun paese europeo, ma anche in nessuna città italiana, automobili buttate praticamente ovunque alla bella e meglio, con gravi rischi anche per l'incolumità dei pedoni, dei ciclisti, di chi prende il mezzo pubblico. Quindi in queste zone sicuramente è importante andare ad impostare un nuovo piano urbano, un nuovo piano parcheggi. Quindi questo atto va proprio in questa direzione e ci auguriamo che insieme all'assessore possiamo cominciare a lavorare quanto prima.